Affermare che tutto è perfetto, al di là del valore relativo che ogni evento ed esperienza hanno nei riguardi di ciascuno, può sembrare negare ogni valore alla morale. Se infatti tutto è perfetto, in ultima analisi, che senso ha rifuggire il male e tendere al bene? Perché il male, in fondo, fa parte della perfezione del tutto. Qui occorre stare bene attenti a non confondere il piano della relatività individuale, con l'assoluto. Sul piano relativo non c'è dubbio che esistono bene e male. Si tratterà di mettersi d'accordo quali sono le cose da considerare tali. Anche da ciò, appunto, la relatività dei concetti. Questo sempre sul piano della relatività. Ma sul piano assoluto, e qui mi dispiace, ma sono costretto a fare un discorso filosofico, non possono esistere bene e male assoluti, perché essendo termini di una contrapposizione, vicendevolmente annullerebbero il reciproco carattere assoluto. Infatti, sul piano assoluto, conserva la propria assolutezza solo ciò che non ha il suo contrario, per esempio l'essere assoluto, la coscienza assoluta, l'esistenza assoluta. I contrari in non essere assoluto, in coscienza assoluta, in esistenza assoluta non possono esistere, come ho spiegato altre volte. Richiamo solo la vostra attenzione sul fatto che l'essere relativo, la coscienza relativa, l'esistenza relativa esistono, ma non sono contrapposti all'assoluto, tant'è vero che sono nel suo seno. Ora, siccome il sentirsi d'essere di ognuno, passando in successione a stati di coscienza sempre più ampi, riconoscerà nella coscienza assoluta la propria vera identità, essendo questa coscienza assoluta, oddio, la realtà finale di ognuno, quella vera, essa può essere considerata il sommo bene di ciascuno. Fatta questa considerazione, si sarebbe tentati di affermare che una morale generale potrebbe scaturire dal principio che è bene tutto ciò che volge direttamente all'unione divina e perciò alla comunione degli esseri, ed è male ciò che si divide. Ma se come noi affermiamo, comunque l'uomo indirizzi la propria vita, inevitabilmente il fine di unione è raggiunto, altrimenti se anche un solo essere fosse staccato da Dio, Dio sarebbe incompleto, allora anche questo male è relativo e limitato. Tuttavia, ripeto, questa affermazione non significa altrettanto implicitamente che sul piano individuale il male non abbia peso. Un termine di comprensione si può trovare nella evoluzione biologica. Infatti, proprio come l'evoluzione biologica procede per tentativi e talvolta per vie indirette, correggendosi naturalmente nello scontrarsi con la realtà ambientale, così il cammino spirituale dell'uomo può segnare deviazioni e percorsi indiretti. Ora, certe deviazioni, certe esperienze in senso immediatamente opposto al fine spirituale per cui ciascuno vive, possono considerarsi male relativo, anche se solo per questa collocazione apparentemente opposta alla meta finale. Solo in questo senso, cioè in un senso del tutto particolare, oltre che relativo, e solo in questa forma esiste il male. In ogni caso, il male e l'errore non sono mai fine a se stessi. In ultima analisi, si risolvono e significano capire qualcosa attraverso al suo contrario, il che è una via dolorosa,
da evitare. Diversamente da così esisterebbe Dio e il male, ma si tratterebbe di un Dio relativo. Del resto, non siamo certo noi i primi a negare il carattere assoluto del male. Già nella filosofia greca, vedasi principalmente Plotino, è contestata la concezione del male come principio assoluto. Perfino nel cristianesimo, che con il suo Lucifero sembra assai vicino a posizioni mancheistiche di una realtà duale vista come una terra di scontro fra bene e il male, perfino nel cristianesimo, dicevo, Sant'Agostino nega la sostanzialità del male. Così pure nel pensiero moderno, specialmente con Leibniz e Hegel, il male è concepito come un momento talvolta necessario a realizzarsi del bene. Ora, molti incorrono però nell'errore di credere che un valore relativo sia un non valore. Perciò, badate bene, incorrere in questo errore è travisare completamente la questione.